Oggi affronteremo un altro problema dibattuto tra i coltivatori di orchidee. La nostra pianta di Phalaenopsis è ormai quasi del tutto sfiorita, non presenta più attrattiva verso, anche se magari qua c'è ancora un bocciolo, ma vabbè, la prenderemo ad esempio. Molti vogliono sapere dove dobbiamo tagliare lo stelo una volta che la fioritura è terminata. Bene, ci sono due possibilità. La prima è l'uovo oggi, la seconda è la gallina domani. L'uovo oggi significa che se noi tagliamo sopra il secondo internodo, contiamoli, 1, 2, per sicurezza andiamo al terzo. Quindi dovremo decidere se vogliamo subito avere una fioritura nel giro di pochi mesi oppure se aspettare una nuova fioritura dall'ascella fogliare. Dobbiamo per prima cosa misurare. Vedete che qui abbiamo un primo internodo. Qui abbiamo un secondo internodo, sarebbe normalmente sufficiente tagliare sopra il secondo, ma per sicurezza taglieremo sopra il terzo internodo. Liberiamo la nostra circa 2 cm sopra il nodo. Lo facciamo a entrambi gli steli. Contiamoli, 1, 2, andiamo al terzo. Ovviamente avrete sicuramente disinfettato le vostre cesoie immergendole in varichina e risciacquandole opportunamente oppure bruciandole su una fiamma della cucina. Ecco cosa succede dopo qualche mese. La nostra rimonta, come vi dicevo, basterebbero due, qui ne abbiamo contati due, abbiamo tagliato sopra e la rimonta è partita immediatamente. Immediatamente no, ci mette qualche mese. A volte succede che, per esempio in questo caso, nell'altro stelo di questa pianta, abbiamo tagliato sopra al secondo, ma non è successo niente al nostro ultimo internodo. Per questo, per sicurezza, si potrebbe, ovviamente la fioritura rimarrà più alta, più distanziata, forse più slanciata, magari non così compatta come quando abbiamo una pianta appena acquistata. Su quest'altra pianta, invece, abbiamo deciso di tagliare gli steli floreali bassi, eccoli qua, sono secchi, due, uno per parte, in modo da favorire lo sviluppo di nuove foglie. E quindi ovviamente abbiamo creato degli spazi, delle nuove ascelle fogliari, che sono esattamente il punto dell'attaccatura della foglia, da dove poi con l'opportuna induzione partirà una nuova fioritura. Come vedete, ovviamente questa sarà una fioritura molto più ben fatta, più armonica, lo stelo si svilupperà e a questa altezza comincerà a differenziare i boccioli e quindi insomma avremo sicuramente una pianta più gradevole. Però ci vorrà più tempo, ci vuole più pazienza. Su questa invece avremo guadagnato qualche mese, ma a scapito anche dello sviluppo della pianta, perché ovviamente la pianta non avrà alcun riposo
e dovrà continuare sullo stesso stelo a sviluppare un'altra fioritura. Da un certo punto di vista, a noi non interessa molto questo aspetto, ci interessa avere le nostre belle fioriture il più possibile. Però ricordiamoci che una pianta che sfruttiamo troppo, non sarà poi più una pianta forte, comincerà a dare qualche segno di sofferenza. Io consiglio, se non avete fretta, di tagliare gli steli alla base e di aspettare la gallina domani.